quali siamo qua oggi per andare a fare insieme a parlare più che altro della votazione uscita quest'oggi su Gun Cost. Non sarà nessun video pool, tanto il banner è gratis, non ha senso spoilare, il PG è garantito, per così dire. Parleremo più che altro della questione collab, un po' di cose, ecco. Comunque ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, un bel like e noi ci vediamo, ricordo, il 24 in live su Twitch per la live della Net Marble e giovedì 25 per la mega maratona anniversario e Black Clover. Detto questo, buona visione! Allora, siamo sempre bentornati oggi su Gun Cost Jump, perché se ragazzuoli siamo qua per andare a vedere insieme tutto quello che riguarda, diciamo, il banner di votazione dell'anniversario. Ci sono già delle discussioni, io voglio dire la mia e dico già, non ha un cazzo di senso alcune argomentazioni che sto vedendo in giro, ma comunque parliamone nel corso del video. Perché se ragazzuoli, andiamo subitissimo, innanzitutto, prima ancora di parlare della votazione, parliamo di questo banner. Perché? Perché parliamo di questo banner? Perché ragazzuoli, si sta discutendo veramente tanto su questo personaggio che è regalato. Io premetto una cosa, c'è gente che si sta lamentando, ecco, prima diciamo questa cosa, poi dico la mia senza premesse, meglio ancora. C'è gente che si sta lamentando di questo personaggio, io dico, ma che cazzo di senso ha? Ragazzi, è una collab, gratis! Ok? Un giro su un banner gratis con 10 multi gratis e c'è un personaggio che a me primis mi fa schifo, non me ne frega un cazzo di quel mondo lì, ma sono io prima a lamentarmi, quindi che senso ha questo? Se a me che non frega nulla non mi lamento, perché ci si lamenta? È un PG collab gratuito per tutti, c'è una skin UR completa per lei gratis per tutti, 10 multi free e lei garantita, free, ma che senso a lamentarsi? Dai ragazzi, è super stonks questa cosa, volevate l'ennesimo, anzi volevate questo e basta? Volevate il banner pullabile e step up e basta con l'ennesimo PG di Gun Cost del cazzo che non fregava a nessuno? Step up pre-anni come è sempre stato? Direi di no, quindi non lamentiamoci per una cosa su cui non c'è veramente il minimo senso logico di lamentarsi. Dai, su, facciamo un pochino di seri, dai, perché sennò veramente si cerca di lamentarsi su ogni cosa. Quando la roba è gratis, mai lamentarsi, anche se è un personaggio che io a me in primis non frega un cazzo, ma che ti lamenti? 10 multi gratis, un PG gratis, skin gratis, ma che cazzo, e pure collab gratis, dai, su. Non voglio soffermare più di tanto, c'è gente che si sta lamentando anche di questo, io dico ma che cazzo fate, ma che cazzo fate. Vabbè, comunque, andando a parlare forse dell'argomento principale di questo video, e tra parentesi specifichiamolo, perché ci sono due banner, perché magari uno se lo vuole maxare, e comunque è un personaggio che regalano a tutti con la possibilità di fare 10 multi gratis a tutti con ottenimento del personaggio gratis per tutti, però se c'è la whale che la vuole maxare può benissimo farlo andando a investirci più di tot giri per la monocopia. Ricordo che il banner è una merda, non conviene pullarci nemmeno per sbaglio, però ovviamente il giro gratis con il personaggio gratis lo si fa. Ok, ricordo che è una multa al giorno a login bonus per 10 giorni. Ve lo faccio vedere brevemente da Liz, in modo tale che non ci siano nessun tipo di problemi. Oltre a questo c'è anche il classico banner dell'anno scorso, ne ho già parlato ieri nel video, ma comunque lo rispiego al volo. Praticamente una multi gratis, una daily free multi gratis al giorno per 14 giorni. Saranno 14 multi gratis, ripeto, una al giorno, non saltatela mai. Esattamente come l'anno scorso avremo un banner, non mi ricordo se qua se erano all'86 stelle o al 90, ma in questo caso sono tutti PGUR al 96 stelle, PG alcuni discutibili, ma comunque ricordo che è un banner buono per chi inizia ora, non perché è endgame. Ok, quindi ci sono personaggi interessanti per chi inizia ora, Latte, Megelda, Matrona, Brunilde, Arthur Verde, ci sono personaggi interessanti per ieri, perché inizia ora. Ricordo che è la stessa cosa dell'anno scorso, cioè avremo l'opportunità di fare gratis fino a 420 e poi esattamente come per l'anno scorso, ricordo 420 ergo 14 multi, e come l'anno scorso se vogliamo raggiungere il PT di mezzo ci toccherà fare una multa gemme e se lo vogliamo finire ci toccherà fare altri multi a gemme. Ricordo che gratis sono 14 multi per 14 giorni con fino a 420 di PT gratis.
Anche qua, come funziona? Sarà possibile scegliere al primo step tra Escanor e King, ovviamente Escanor. Nel secondo, tra Gother e Ban, qua vedete un po' voi, ma forse perché inizia ora è meglio Gother, più che altro per puntare all'endgame è molto meglio Gother, ma comunque anche Ban è valido. E poi, a fine, non ve lo sto neanche a dire, Margaret tutta la vita, ok? In caso vogliate finire il giro. E parliamo del banner votazione, direi che ho detto tutto quello che di cui c'era da dire. Oggi live faremo anche il final boss di Chandler, perché ci dovrebbe essere già il final boss di Chandler, eccolo qua. Con gemme, skin bellissima, ma ne parleremo oggi, domani uscirà il video guida e tutte le varie cose. Parliamo proprio del banner votazione. Vi metterò a schermo le immagini del banner votazione perché sul PC non si possono vedere, ok? Questa volta, a differenza dell'anno scorso, è diverso il banner votazione perché si possono votare solamente i fest. Questa è una cosa molto particolare e anche qua apro una piccola parentesi. Non aveva senso. Non ha senso lamentarsi del fatto che non c'è mai purgatorio perché era una falsa speranza. Già si sapeva che non ci sarebbe stato, in quanto hanno messo gli ultimi due light precedenti all'ultimo uscito, quindi Mile no, ma i primi due precedentemente usciti sì, e lo stesso vale per i Dark, quindi l'ultimo no, Mel Purgatorio no, ma hanno messo Mel Dark perché uno e non due, perché quell'anniversario sarà Dark, quindi avremo un banner con due Dark, ma il Dark vecchio e quello nuovo, e i due Light usciti precedentemente Mile, quindi The One e ovviamente The Ultimate e Leeds. Non ci voleva una cosa, il super cervello per capire questa cosa, ok? Di fatto nella votazione troviamo Leeds Light, The Ultimate, Mel Dark, ma non troviamo mai il Purgatorio. A schermo starete sicuramente vedendo le votazioni, troviamo Escanor, Esta Rossa, Merlin, Leeds Light, Margaret, Diane, Mel Dark, Zeldris Fest, King, Gother Fest, Ban, Purgatorio, Cusack, Merlin, Loli, Assault Mode, The One, King, Leeds God e ovviamente Lost Vane. Ragazzi, io non ve lo sto neanche a dire, votate per bene, ragazzi, non facciamo i meme, tanto per fortuna in questo caso, non mi ricordo di preciso com'era l'anno scorso, però ricordo che probabilmente il fatto che li mettono loro, i personaggi al di fuori dei feste, potrebbe essere da una parte Stonks. Perché? Perché almeno evitiamo i soliti meme che votano 50.000 volte, ma il counter è Scanor Verde. Che dite? Ci si può fare dopo 4 anni a non votare Mel Counter? Quindi da una parte è bene che l'abbiano messo loro la votazione solo per i feste e loro e altri personaggi, sperando che non facciano più meme di quanto avremmo fatto noi, ok? Comunque, votazioni, chi votare tra i feste? Io non ve lo sto neanche a dire, vi metterò a schermo dei cerchietti rossi per quelli che veramente sono importanti, tra l'altro li troverete anche sul mio Twitter e sul mio Instagram. Comunque, Escanor The Ultimate il primo in assoluto, poi io inserirei Esta Rossa, Merlin Fest, Leeds Light, Mel Dark ovviamente. E poi parlando del resto, ragazzi, direi, io sto guardando in basso perché ho l'immagine delle feste, direi che non ha assolutamente senso il resto, perché più che si va indietro con le immagini, più che escono personaggi, tra l'altro sono anche in ordine di uscita, più o meno, quindi non ha neanche più di tanto senso parlarne delle due pagine a destra, ma diciamo che ha senso parlare della prima. Ovviamente, ragazzi, io penso che voterò Escanor, Esta Rossa e Mel Dark. Credo che voterò questi. Mel Dark perché ancora è ottimissimo in PvE. Esta Rossa perché stesso ragionamento, in PvP è fortissimo, quindi anche lui va assolutamente votato. Escanor The Ultimate è la punta di diamante da votare. Poi ci sono delle possibili variazioni. Cioè Merlin Fest ha senso di essere votata? Sì. Leeds Light ha senso? Volendo sì, ma anche lì discutibile come scelta. E il resto, King no, Ban no, Zeldris Fest no. Quindi diciamo che le votazioni sono più o meno queste. Allergia a parte che mi sta distruggendo. Ragazzi, mi raccomando, non fate meme. Non fate meme perché questa è una votazione importante. Si possono votare sulle feste, almeno quelli non trolliamoli. Perché fino a che trolliamo i personaggi di merda, non rate up, ci va pure bene, 1, 2 o 3 va bene, su 25 va bene. Ma trollare i 4, 5, 6 personaggi più importanti del banner, assolutamente no, eh. Mi raccomando, votate quelli giusti. The Ultimate, Mel Dark, Esta Rossa, Merlin Fest, Margaret, per chi non ce l'ha comunque un personaggio ottimo, anche se la regalano. Ma comunque votate i Fest che sono meta e che sono forti tutt'oggi. Non votate
Fest, meme come King Alessio, The One Vecchio o Lost Vein. Ragazzi, per favore non fate meme, per favore, ve lo dico col cuore in mano. Davvero, non conterò nulla nel totale dei player per fare propaganda, per così dire, ma votate quelli giusti. Ricordo che la pagina, i primi 6 di Esk, Noralte, Mettresta Rossa, quei 6 lì, sono quelli più validi insieme a Meldark. Il resto è fuffa, ok? Detto questo, mi raccomando ragazzuoli, vi metterò su Instagram e su Twitter quelli che ho votato io per darvi uno spunto. Nelle prossime ore, l'avevo già fatto, non lo so, probabilmente l'avevo già fatto, per chi mi segue già lo sa. Mi raccomando, iscrivetevi qua sotto al centro, recuperate tutti gli altri video, a destra e a sinistra, qua sopra delle scale, conto su di voi, e let's go, boys! Ditemi la vostra nei commenti, e ciao a tutti, ragazzuoli!